Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi avevo promesso, dopo il primo video di squad building, dove abbiamo visto due ibride che avevano come fattore comune la Premier League, oggi invece vi porto altre due squadre molto interessanti, ma che vedono come protagonista principale la nostra Serie A, con tanti giocatori che conosciamo bene e che quest'anno secondo me sono molto più utilizzabili dell'anno scorso. Quindi senza perderci in chiacchiere, passiamo subito sullo squad builder. Allora, eccoci qua di nuovo sulla schermata rinnovata di FootBin e ho preparato, come vi dicevo, queste due squadre, una un po' più costosa, l'altra un po' più invece cheap, e partirei proprio da quella un po' più economica, alla portata di tutti, anche se quell'altra comunque non è che costa chissà quanto. In porta andiamo a schierare un portiere che l'anno scorso ha, diciamo, riesaltato le sue performance, visto che veniva da anni difficili, ed è Davide De Gea. Infatti torna ad avere anche un overall abbastanza alto di 87, portiere quindi dello United. Terzino sinistro, sempre per rimanere in casa United, andiamo a schierare il buon Malasia, che mi piace particolarmente perché, ripeto, per via dell'overall secondo me verrà droppato abbastanza. È molto rapido, è dotato di un buon dribbling, di una buona difesa, di un'ottima fisicità, discreti passaggi. Ovviamente questo non deve mai calciare in porta e poco ci importa, però è ottimo per iniziare. E vicino a lui, per completare questo reparto della squadra di Manchester, andiamo ad utilizzare Lisandro Martinez, anche lui arrivato all'Ajax nella squadra di Manchester, pagato forse un po' troppo, diciamoci la verità, però su FIFA inizialmente presenta delle statistiche super interessanti, perché è abbastanza veloce, è dotato di una buona difesa, di un ottimo dribbling, anche degli ottimi passaggi. 77, quel dribbling vorrà dire che con l'L2 scivola abbastanza bene sugli attaccanti avversari, quindi rimane abbastanza attaccato, quindi bene Lisandro Martinez. Poi, sul lato destro, andiamo a vedere invece finalmente i primi giocatori di Serie A. Primo difensore, Gleison Bremer, quindi della Juventus, che purtroppo al momento non sta performando proprio benissimo, però su FIFA carta della Madonna per iniziare, perché 78 di velocità, 84 di difesa e 79 di fisico sono dei parametri da top e allucinante. E vicino a lui, come non mettere il terzino destro per eccellenza della Serie A, che è Juan Cuadrado. 90 di velocità e 87 di dribbling per Cuadrado anche quest'anno, 76 di difesa, 72 di fisico, 75 di tiro e 78 di passaggio. Questa è una carta super completa che paradossalmente, se magari si deve recuperare la partita e serve un giocatore che deve avanzare, può anche essere fatto avanzare tranquillamente, perché può farlo assolutamente. Qui però il modulo di partenza non deve essere il 4-3-3, ma bensì il 4-2-4, perché infatti a centrocampo andiamo a schierare due giocatori. Uno della Serie A, che è Sandrino Tonali, carta anche per lui rinnovata, perché passa ad 84 di overall dopo l'ottima stagione culminata con lo scudetto, 81 di velocità, 81 passaggio, 79 dribbling, 79 difese, 82 di fisico, praticamente quasi un Gullit Gang se avesse avuto qualche 80 di più. Però ottima carta quella di Sandrino, che vedremo tanto allo start del gioco. Vicino a lui, come nel video precedente, è un giocatore che a me piace tanto ed è sempre utilizzato nelle squadre starter, Fred, che quindi già linka alla perfezione, visto che abbiamo tanti giocatori di Premier e ovviamente dello United, e ce lo andiamo a mettere. Sul lato sinistro, un altro giocatore di Serie A, che è Federico Chiesa, purtroppo infortunato al momento, quindi magari potrebbe anche passare un po' in sordina questa carta, però veramente eccezionale. 91 di velocità, 81 tiro, 76 passaggio, 86 dribbling, 73 fisico. Che gli vuoi dire a Federico? Ottimo starter per tutte le squadre che vogliono utilizzare giocatori rapidi e che possono ovviamente concludere anche in porta. Primo attaccante centrale invece che schieriamo è una vecchia conoscenza, ovvero Anthony Martial, tornato al prestito in Liga Spagnola al Manchester, con un piccolo downgrade di velocità, ma comunque una carta che per iniziare su FIFA 23 il suo continuerà a farlo sempre. Sul lato destro, giocatore che, vi ripeto, vedremo veramente tanto, ed è Anthony, quindi esterno destro dello United, skill, velocità, tiro, passaggio, dribbling, a tutto. E invece andiamo a concludere con un giocatore della Serie A che, ovviamente, anche per una scelta di cuore, non potevo non mettere, che Paulino Dybala. Ha avuto un downgrade statistico importante, soprattutto per quanto riguarda overall e velocità, però 85 di tiro, 85 di passaggio, 90 di dribbling. Con questa squadra possiamo andare a fare varie soluzioni, perché possiamo giocare tranquillamente con un 4-4-2,
con Chiesa ed Anthony sugli esterni e Dybala e Martial punte agili all'interno dell'area di rigore che possono fare male, possiamo tranquillamente giocare con un 4-3-2-1 con un Dybala schierato come mezzala un po' più tecnica, capace di fare bene entrambe le fasi. Quindi questa squadra qua ce la possiamo andare a gestire un po' come vogliamo, anche con un 4-2-3-1 volendo, con Dybala trequartista dietro l'unica punta Martial. La seconda squadra che invece vi voglio far vedere è sempre una ibrida base, base Serie A, ma stavolta la andiamo a mixare con Ligue 1 e Premier League. In porta stavolta, invece di schierare De Gea, mettiamo il portiere rivelazione dello scorso campionato, che è Mike Maignan. Portiere sicuramente più forte al momento in Serie A, costerà forse un pochino, ma qua vi dicevo che qui andiamo a un budget un poco più alto, neanche troppo, però mi sento di mettere lui perché vediamo che per il discorso d'intesa ci torna comoda questa carta. Come difensore centrale, invece, andiamo a schierare il terrore di tutti i giocatori di FIFA, ovvero Presnel Kimpembe, che rimane di overall 83, ho fatto anche la rima, 80 di velocità, 83 di difesa, 86 fisico. Questo, come al solito, sarà perma spammato e sarà il flagello di tutti gli allenatori di Ultimate Team ad inizio gioco. Ovviamente, a fargli compagnia sull'auto di sinistra non può mancare Nuno Mendes, perché è il terzino per eccellenza in Ligue 1, se si vuole utilizzare soprattutto come link col PSG, mentre a concludere il reparto difensivo andiamo a mettere Pierre Kalulu, giocatore del Milan che l'anno scorso ha fatto faville, probabilmente nessuno l'avrebbe pronosticato, ma top veramente la sua stagione, 80 di velocità, 79 difesa, 75 di fisico, quindi Kalulu, visto anche l'overall, non credo costerà tantissimo, sarà sicuramente droppato e ce lo andiamo a piazzare. Sull'out a destra invece mettiamo Nelson Semedo, che ha avuto un piccolo boost di velocità rispetto al massacro che aveva ricevuto l'anno scorso, ritorna utilizzabile soprattutto all'inizio e quindi ce lo vado a mettere anche perché ci serve per le intese. Perché a centrocampo andiamo a schierare un altro giocatore del Wolverhampton, che è Matheus Nunes, 82 di velocità, 74 difesa, 76 fisico, 82 dribbling, 73 passaggio, è un ottimo giocatore, diciamo box to box, che fa un po' bene entrambe le fasi. A fianco a lui, per ritornare in Ligue 1, invece, un altro giocatore box to box, che è Carlos Soler, questo magari meno difensivo ma un po' più completo, visto che è un po' più rapido, tira meglio, passa meglio, miglior dribbling, quindi un giocatore magari con una più piccata propensione offensiva. Andiamo a concludere invece con il solito Renato Sanchez, anche qui giocatore che abbiamo visto anche in precedenza e che quindi non ha bisogno di troppe presentazioni. Tre volti nuovi invece, nuovi o meglio per modo di dire, nel nostro reparto di attacco, perché torna un altro giocatore starter per eccellenza che è Adama Traoré, 96 di velocità, 86 di dribbling, 83 di fisico, purtroppo pecca un po' in quelle che sono le statistiche di tiro e di passaggio, però per quello che deve fare, ovvero correre come un mulo, cercare di creare la superiorità numerica, passare la palla ai compagni e cercare forse di fare qualche tiro facile senza chiedergli cose strane, è un ottimo giocatore starter. Sempre in casa Wolves rimaniamo e come punta centrale andiamo a schierare Gonzalo Guedes, 82 di overall ma 86 di velocità, 83 tiro, 83 dribbling, quindi un giocatore che fa il suo assolutamente, dotato di una buona gamba, pericoloso in zona di finalizzazione, un po' il Rodrigo va di quest'anno secondo me, mentre sull'out di sinistra non possiamo che andare a schierare secondo me quello che è l'MVP della Serie A dell'anno scorso, ovvero Rafael Leao, giocatore che probabilmente meritava anche di più, di 84 di overall, 91 di velocità, meritava sicuramente qualcosa in più di passaggio, visti i numerosi assist che realizza, 73 un po' pochino, 86 di dribbling, un pelino in più di tiro non avrebbe guastato e 74 di fisico. Quindi io vado a schierare lui anche per rimpolpare quello che è appunto il discorso Serie A e andiamo a inserire così il terzo giocatore del Milan all'interno della nostra squadra. Anche qua utilizzerei un 4-3-2-1 prettamente, si può pensare di fare anche un rombo, andando a arretrare magari proprio Rafael Leao in posizione di trequartista, di rifinitore per i suoi compagni, ma come squadra iniziale anche questa qua secondo me spinge. Raga, quindi anche per questo video squad builder è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto sono curioso di sapere la vostra su quello che è l'overall di Rafael Leao, perché veramente quando l'ho visto ci sono rimasto, 84, per me meritava di essere almeno nella top 5 dei giocatori della Serie A, per overall e per quanto aveva dimostrato sia l'anno scorso che ad oggi nella stagione in corso, perché è partito magari un po' piano ma poi si è ripreso subito.
Io comunque in descrizione vi ricordo al solito tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove stiamo per ripartire a cannone tutti i giorni. Non mi resta quindi che augurarvi una buona giornata, un saluto al vostro Liberoschi e alla prossima. Ciao!